Purtroppo abbiamo visto che altre squadre con prestazioni decisamente inferiori riescono a portare a casa i tre punti, ma questo è un po' il gap che dobbiamo avere la capacità di colmare. Per questo io insisto sempre, me lo sentite dire da luglio, che abbiamo la necessità di andare sempre forte, di stare sempre sul pezzo, perché tutte le volte che caliamo di un minimo non riusciamo mai a raccogliere il massimo. Io son contento, lo accetto volentieri questo pareggio, perché avviene attraverso una prestazione importante, avviene perché non siamo stati capaci di vincere, non perché non ci sia provato. E sinceramente abbiamo trovato anche una squadra che in questo momento sta, secondo me, ha entusiasmo, sta bene fisicamente ed ha una anche condizione atletica importante, e questo invece a testimonianza che quello che sapevamo anche noi, che comunque stiamo bene, ma che magari abbiamo bisogno solamente di un pochettino più di brillantezza da recuperare. Pensare che per due volte a Foglia gli è rimbalzato male il pallone, e penso alla terza potenziale occasione, quella quando voleva passare la palla in mezzo a Arcidiacono e la palla non è passata. Sinceramente dover dire quel qualcosa che non è andato, ti posso dire solo il tiro finale, perché occasioni clamorose concesse penso un paio, non di più. Per quello che invece abbiamo creato sicuramente qualcosa in più di loro, e riuscire a farlo su un campo del genere fuori casa sta a testimoniare la qualità della prestazione messa in campo oggi.